I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? Emozionalissima, è stata una gara in salita, non era facile, era la quarta, quindi la tensione, pensavamo di essere arrivate, nel senso che era l'ultima, però abbiamo tenuto duro, abbiamo dato il meglio di noi e ce l'abbiamo fatta. Questa è una squadra bellissima, innanzitutto è una famiglia, quindi lavorare insieme è una cosa bellissima e il prossimo anno sarà uguale. Sempre insieme, vero? Tutte sì. Unite per sempre! Vai, forza uno! È un'emozione bellissima! Ce l'abbiamo fatta, tutte insieme! Eh sì, è proprio bellissimo! Un'emozione straordinaria essere con questa squadra e forza per il prossimo anno! Le ginnaste della Raffaello Motto di Viareggio festeggiano la vittoria del campionato di serie A2 con il totale di 177 punti speciali e l'accesso per il 2012 nella massima serie. Un'emozione che ancora non so esternare, ma sono felice, siamo felici tutti. È stato un coronamento eccezionale di un anno bello, pieno di soddisfazione e di tanta gioia. Delfino Reduce ha sostenuto in tutto il campionato e per le ragazze è stata importantissima perché ha proprio affrontato con noi ogni gara, anche standoci vicina e non facendo sentire nessun tipo di superiorità, quindi è stata una porta eccezionale. Le ragazze hanno creato una squadra affiatata, siamo proprio contenti. Promozione in A1 anche per un'altra squadra toscana, l'Arcobaleno, un solo punto di distanza, 176 contro 177 punti speciali della Raffaello Motto, separano il team di Prato dalla vetta della classifica. Siamo contenti, anche se per un punticino non abbiamo potuto alzare la coppa, però va bene in due anni il passaggio dalla B alla 1 non è da tutti, quindi... Forse è stato meritatissimo e l'anno prossimo contiamo di fare ancora meglio. Al terzo posto la Ritmica 2000 di Quartusant'Elena in provincia di Cagliari con 153 punti speciali e sale sul terzo gradino del podio anche nella quarta tappa di Arezzo. Sono felicissima di questo terzo posto perché le ragazze sapevano che sarebbe stata una gara non facile, tutta sulle loro potenzialità e possibilità. Hanno dato il massimo, mi dispiace soltanto che in questo contesto alcune delle giovanissime siano rimaste fuori, come l'Anus, la Pugioni e la Meccano. Per il momento ci godiamo questo momento, perché per noi è veramente è stata un'esperienza bellissima. Al quarto posto della classifica generale con 140 punti speciali, l'Ardor di Padova, giunta seconda al Palazzetto Mario D'Agata di Arezzo. Sono molto contenta della prestazione di oggi anche come squadra perché siamo riusciti a ottenere un secondo posto che per noi era quasi un sogno perché eravamo settime in classifica. Spero che insomma sia stato un aiuto per la mia squadra in questo campionato e niente, cercherò di sostenere le mie compagne anche al prossimo. Quinta l'Etruria Prato con 138 punti speciali, seguita dalla Polimnia Ritmica Romana a quota 135. La ginnastica pavese chiude al settimo posto con 127 punti speciali, ottenendo così anche l'ultima piazza disponibile per la permanenza in A2. Retrocedono purtroppo in Serie B le ultime tre classificate, ovvero la Francesco Petrarca di Arezzo, la squadra padrone di casa, e le due rappresentativi liguri dell'Auxilium e della Ginnastica Rapallo. A tutte loro va l'augurio e un grande in bocca al lupo per la stagione agonistica 2012.